fagioli 6. Dal sud Italia al Cuneese sono arrivati i fagioli per chi ha la pazienza e la voglia di sgranarli. Stagione in avvio. Angurie 6,5. Ultime settimane per le angurie che si avviano lentamente verso la fine della stagionalità. Gustatele, ancora molto buone. Cetrioli 7. La produzione di cetriolo è costante, con prodotto locale di buona qualità. Provateli anche affettati insieme ai pomodori. Fagiolini 6. Produzione altalenante, con quantità scostante, ma prodotto locale molto buono. Insalate 7. Buone e a buon mercato. Le insalate a cespo garantiscono un'ottima resa per gustosi e leggeri contorni. Melanzane 8. Buona presenza di melanzane nostrane, con netta prevalenza di quelle tonde sulle allungate, ottime per griglia e parmigiane. Melone 7. Anche la lunga stagione del melone volge lentamente al termine. Sono ancora di ottima qualità le produzioni del nord Italia. Peperoni 7. Rossi e gialli, i peperoni deliziano la tavola con colori e sapori decisi. Buona presenza di prodotto veneto. Pesche e nettarine 7. Da gustare nella loro ottima qualità, tutte italiane, saporite e ben mature. Ottime anche le tardive siciliane. Pomodori 7,5. Il sud Italia è nel pieno della produzione del pomodoro da conserva, con buccia più sottile rispetto al prodotto del nord. Susine 7. Abbondante la presenza della varietà scura, da acquistare anche per cimentarsi in marmellate e conserve. Zucchine 7,5. Gli orti locali continuano a produrre quotidianamente zucchine freschissime di ottima qualità, da acquistare più volte alla settimana. Agosto volge al termine e tutti o quasi si stanno preparando al rientro in città e alle attività che segnano la fine delle vacanze e dell'estate. Ma quante donne o uomini amanti dei fornelli si dedicano ancora a quei gesti che un tempo servivano a riempire la dispensa in vista dell'autunno e dell'inverno? Ebbene sì, ci riferiamo proprio alla preparazione delle conserve di frutta o verdura, attività della nostra tradizione rurale che sta tornando in voga tra le persone più attente alla riscoperta dei sapori autentici, genuini e alla filosofia ora tanto di moda del chilometro zero. Infatti la stagione estiva è caratterizzata da una gran produzione locale di ortaggi, dalle zucchine alle melanzane, dai peperoni ai pomodori. Gli orti trevigiani producono in questa fine estate verdure fresche in gran quantità. Tutti i prodotti che, con le dovute scelte varietali in fase di semina, attenzione culturale nell'orto e trucchi vari in cucina, possono essere cucinati e deposti in vasetti sott'olio, aceto o sottovuoto. Ma la più classica conserva in cui ci si può cimentare anche con una buona percentuale di successo è la preparazione di quel prodotto che ci ha accompagnato per tutta la stagione calda, il pomodoro. Infatti, e questo è il momento giusto dell'anno per acquistare localmente quelli perfetti per la passata. Li si riconosce dalla forma allungata e perché si presentano di un colore rosso uniforme, in quanto maturano sulla pianta tutti insieme, quasi sapessero che devono essere abbondanti e maturi per donarci salse saporite copiose.